In questo video troverete... Grazie, 5 euro, devo mettere un intro, scusate. Oggi non ci sono moto, solo bici. Ecco le ungue di volete. Ehi, hey, oh, oh, che è sto casino? Oh. Abbiamo una caduta. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci troviamo in Slovenia, dove tutto è concesso. No, scherzavo, quasi. Siamo con Ugo in Diabolator, con la sua bestiolina nuova. Voi ve lo ricordate per la Pridia, ma adesso è con una bella tedesca incazzata, ma poi vedremo. E dopo circa una ventina di moto, come vedete. E sì, siamo in tanti. Parecchi, arrabbiati e tutti aggressivi, vedo. Quindi fate benzina, perché noi da bravi motociclisti abbiamo già fatto il pieno. Esatto. Lo chef dei poveri sta chiedendo l'elemosina. Datemi 5 euro per mettere un litro. Anzi, andiamo da lui. Ecco colui che ha organizzato il giro, il signor Matteo. Buongiorno, il chef dei poveri. Buongiorno. Che avete visto che Europa Tour è finito. Grazie, 5 euro, devo mettere un litro, scusate. La GoPro? No, quello no, però la visiera, no, scherzo. E quindi, prima di iniziare... Sigla! Hola, tutti col pieno. Adesso lasciamo questa pompa di benzina. Per chi è nuovo nel canale, ci troviamo in Slovenia, a Sesana. Ci sono tantissime belle strade qua per noi motociclisti. Non dico che batte le Dolomiti, però è molto divertente. Forse uno stato un po' più permissivo, ecco. Credo che siamo in circa 20 moto. Oggi non ci sono moto, solo bici. Ho deciso che parto da dietro e poi pian pianino, uno a uno, fin dove riesco, me di passo, ma senza fare una gara, ragazzi, proprio per puro divertimento. Vabbè, ciao, grazie. Madonna, ragazzi, quanti siamo? Mamma mia. Cos'è, il tablet acceso? Apri YouTube un attimo, iscriviti al canale. Oh, di lui vi ricordate? Sì. Ciao, Luke. Ecco la Ugo di Avalator. Non ha resistito, gli ho detto stiamo dietro, superiamo 1-1 e già mi passa. Sì, ciao. Ho detto che superavo tutti, sono già ultimo. Ai. Vabbè, Ugo. Andiamo avanti. Una cara vecchia Triumph 900. KTM 690. Superiamo la sorellina. C'è una strada che non conosco molto bene, ma ste serpentine per terra non è che mi piacciono un granché. Arrivo, chef, arrivo. Oh, chi si vede? L'organizzatore del giro, ma non dovresti stare davanti tu? Matteo, vai davanti, muoviti! Che poi con quegli specchietti non capirò mai come fate vedere voi, mai! Cioè, o li usi per truccarti quando ti fermi, o non so. Ehi, che è sto casino? Senti Matteo che rumore da MotoGP che ha, mamma mia! Matteo, sono la tua ombra, oggi sono la tua ombra! Oh, mentre siamo in questo pezzo tranquillo, vi aggiorno che ho appena fatto il tagliando. Dovrò portare la moto sempre concessionaria per fare la registrazione delle valvole. Scrivetelo nei commenti se vi interessa un video di manutenzione della catena, della corona e del pignone. Nel frattempo penso che una decina di moto davanti a noi siano già arrivate a destinazione, perché io non li vedo più, anzi li rivedo, ma allo stop li rivedrò sparire. Oh, ecco il mio amico Andrea sulla sua Z1000 e il suo Austin Racing circa, chiamiamolo così. Ugo, dove cacchio vai? Ecco Luke, quello che fa più casino qua dentro in sto gruppo. Mamma mia, che arrabbiata la sua R6, porca miseria. Guarda, tutti giù in piedi, guarda che bello. Mamma mia, che bello. Ma guardate Ugo nella sua posizione più aggressiva, sulla moto con gli stivali. Si tiene il fianco, l'anca per esporla. Oh, un po' di MX anche qua in Slovenia, incredibile. Bene, siamo arrivati a Postumia, la località dove sono situate le grotte famosissime, in questo posto splendido in mezzo al verde. Se siete da queste parti vi consiglio di visitarle, ma magari portatevi anche una giacca invernale, perché sotto, dentro le grotte, fa un freddo devastante anche ad agosto. Scusi, lei cosa sta facendo? Permesso? Mamma mia, Ugo Indiavolated! Ugo Indiavolated! Abbiamo una
caduta. Abbiamo una. Abbiamo una caduta da fermo. Mannaggia che sfiga, ragazzi. Beh, Giorgione con la sua forza è riuscito a tirare su senza problemi. Boh, è caduto sull'erba tutto sommato, quindi zero danni. Sì, gli è andata bene che è caduto sull'erba, eh? Che non si è fatto niente. No, non ha fatto niente. No, no. Vabbè, purtroppo queste sono cose che capitano. Per fortuna, tra i tamponi e tra l'erba, il signore non si è fatto niente. È caduto da fermo, niente di grave. Certo è che non è mai piacevole ritrovarsi non sulla sedia, ma sull'erba. Piccola pausa, poi si riparte. Bene, pausa fatta. Un altro gruppo si è fermato più avanti. Per fortuna Giorgione li ha recuperati e adesso, se l'MV non ha problemi. Ultimo problema. Ai ai ai, che succede? Cos'è, il fermo della leva della frizione? Deve andare più dentro? Ah no, si è svitato forse. Eh sì, manca il dado sotto, no? E quindi sembrava che dovessimo ripartire e invece questa bella vitina ha deciso di romperci le scatole. Bene, in qualche maniera abbiamo risolto il problema, solo che ne abbiamo un altro adesso. Cioè, dove andiamo? Non ho la più pallida idea. E dopo circa 40 km fatti a vuoto, perché siamo andati oltre, siamo riusciti a ricompattarci tutti quanti. Ma la vera domanda è: dopo che uno è caduto, dopo che un altro stava per perdere la leva della frizione, riusciremo ad arrivare a pranzo? Lo scopriremo nella prossima clip. Grappa! Grappa! Bene, benzina fatta, siamo praticamente tutti riuniti e ora si va a mangiare. Seguiamo lo chef dei poveri, che anche lui sta morendo di fame. Sta morendo di fame. Non è morto di fame. Eh? Grappa! Grappa! Dopo che è caduto uno è rimasto senza frizione. Uno l'abbiamo perso per strada. Sì, anche più di uno. Sì. Siamo finalmente arrivati al ristorante. E ora si mangia. Ci vediamo al primo piatto. Ciao. Ciao, chi saluti? Quali, mamma. Ciao, mamma. Ciao. Ciao. Ciao Lara. Ciao. Grappa. Grappa. E da buoni motociclisti noi non vediamo birra. Ma Radler, che sarebbe? Birra con l'acqua. Vomito di passione. No, tu che sei un tecnico, allora definisci. Allora. Ragazzi, lui è un tecnico del drink. Sì. Si può definire così. Sì, sì. Un tecnico del drink. Ok. Che cos'è la birra, che cos'è la radler? Allora, la birra è 98% acqua, poi c'è luppolo, sì. E malto. No, gas. Malto. Gas, quello che no. Bravo. Malto. Malto! Orzo maltato, invece questo è polverina misto birra al 20%, a 2% di gradi alcolici. Sì, no, guarda, e non si sa come è fatto. Se presente le bustine di tè che viene dentro, ecco qua. Qua c'è quindi scritto: non prendete la rabbia. Pivo, birra 50%, non 20%. 50! E cosa hai ordinato da mangiare? Plescavizza, che sarebbe un hamburger per poveri. Fatto come noi. Carne dei cevapcici. Buon appetito a voi. E buona visione a Matteo. A Matteo che ci guarderà. Ciao. Ciao. È arrivata la nostra plescavizza con patatine e verdure grigliate. Ci siamo sprecati, in effetti abbiamo 3 verdure grigliate, un peperone e 2 melanzane. Bene, chi paga il conto? Tu. Ottimo, ciao. Mangiato abbiamo mangiato, bevuto abbiamo bevuto. E ora paghiamo. Io direi che il video finisce qua. Se vi è piaciuto il video lasciate like, iscrivetevi, commentate, condividete e come al solito che roba ciao ciao.